Ecco Nonigiri, oggi vi insegniamo ad aprirlo perché Sabrina dopo un anno ancora ha problemi. In realtà è semplicissimo, adesso farò un casino bestiale, ma allora intanto guardiamo le istruzioni. Tirare la levetta, tanti ci sono i numeri, 1, tirare la prima levetta, qual è il nastro? Il nastro dell'apprizione. La linguetta, farà tutto il giro, poi sfilare, questo non, sì, questo vuol dire che fa tutto il giro, e poi sfilare la parte di destra e la parte della confezione di sinistra. Ho scoperto mesi e mesi dopo che bisognava tirarle insieme. Allora, a volte no, non si bisogna tirare insieme. E non tirarle insieme, ogni tanto ti sguincia via. Allora, tiriamo questa con un po' minimo di forza, perché davanti c'è l'etichetta. A volte è vero, si può aprire un po' male, perché e tiriamo di nuovo un po' più forte. Ok. Secondo me non è la piena le mie. La prima parte no, non c'è più niente, guarda. Sì che devi aprirlo a metà. Poi tiri via con calma, perché qua la foglia è messa in modo che è incastrata dentro più strati di carta, quindi sotto qua. Con calma. Poi la rimetti da posto. Di solito faccio scra e parto nei pezzi di alga. Esatto. La rimettete a posto. E poi vi mangiate questo onigiri all'okaka. Mangia l'onigiri all'okaka. Facile. Mangia. Lo cacca è katsubushi sminuzzato con una salsa di soia ed è uno degli onigiri più economici e buoni che ci siano. Alla fine adesso però devi spiegare cos'è il katsubushi. Sono scaglie di bonito, una specie di tonnetto essiccato. Poi bisogna spiegare cos'è il bonito. Bonito e tonnetto, dai, tonnetto ce la fa. Scaglie di tonno essiccate che non è tonno, è tonno, vabbè, è un altro tipo di pesce. Essiccate che possono essere utilizzate per diversi piatti, tra cui okonomiyaki, per quello è famoso.